Questo è il Cymbidium Aes Flamingo, è un ibrido molto molto bello della mia collezione di Cymbidium, che sono il mio primo amore che ho avuto nel mondo delle orchidee. Sicuramente la regina, è veramente molto bello. Si tratta di un ibrido con fiori molto grandi, molto belli e, come notate, pelorico. Praticamente è una mutazione genetica dove abbiamo tre labelli. Quindi se guardate viene riportato il labello anche in queste posizioni. L'ho acquistato nel 2009 a Varese Orchidea, non è molto diffuso, si fa fatica a trovare in tutta Europa, credo perché è proprio, fa fatica ad accestire. Io in 10 anni l'ho diviso una volta sola, di cui sono usciti tre. Solo tre piante, tre divisioni, e questa è una divisione dell'anno scorso, perché comunque è un po' più lento da gestire, probabilmente è per questo motivo. Costicchia proprio perché non si trova, però ne vale completamente la pena. È veramente, veramente una bella pianta. Oh, questi mi sembra che sono epidendrum, non mi ricordo. E ho intenzione di metterli qua in questa pianta di mango. Sto cercando come metterla. Ho visto che c'è un po' di licheni qua e penso di metterla qua, visto che è l'unico posto dove c'è un po' di umidità. Vediamo come andrà. Hola. Nel ramo lì sopra. Cosa suggerite? Lui è il primo dendrobium che ho ricevuto, bianco, con canne abbastanza cicciotte, questa è fantastica, ma cakey, 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 cakey. Questa per una cattiva gestione, non di quest'anno ma dell'anno precedente. Pensavo quest'anno di veder fiorire, invece guarda qua, l'unico fiorellino che mi ha messo adesso ha deciso di dire ciao ciao, anche lui. Ma quei puntini neri? Che cosa sono? Hanno fatto il loro bel riposo vegetativo e adesso ho ricominciato a dare acqua. E dando acqua sono usciti nuovi cakey, sempre cakey. Poi andiamo a alzare la fogliolina. Allora, alzati qua. Dove è finito il bottone? Ah, è lì? Non lo vedo più. Ah, eccolo qua a destra. Bottoncino, bottoncino lì. Vediamo un po' se si decida a regalarmi qualche fiorellino. Almeno un paio, tre, quattro. E poi c'è qualcosa che ha mangiato la canna madre.
C'è mal di testa? Ah, ma rilassati. Eccolo, queste sono le luci. Partiamo da quello che devo tenere alzate con la mano. Ma vi presento un po' di piante, scusate l'inquadratura, del mio orchidario. Oh, questo è il fiore, e qua un po' di bocciolini, piante piccole, un tapo di sughero di supporto. Oh, un piccolo dendrobium con un fiore che si sta aprendo, un altro aperto qua sotto, guardate che bello. Aspetta, qua fuori ce n'è uno così, eccolo qua, è un dendrobium lodigesi scoperto da poco, vediamo se riesco a tenere ferma la luce. Poi cosa abbiamo? Un altro dendrobium su zattera qui che sta iniziando a vegetare. Questa è una maxillaria schilleriana, non ha boccioli per adesso, ma ok, ma il mio orgoglio è questo qui. Poi se avrò tempo vi faccio vedere la foto di quando l'ho comprata da Nardotto, era 2 cm, adesso sta invadendo, esce. Ecco qua un po' di piante strane, la chilocchista con un bel getto nuovo, la barbosella che invade tutto, la maxillaria variabilis piena ancora di fiori completamente. Anche qui una foto ce l'ho di quando l'ho appena presa, che aveva 2 pseudobulbi piccolini, adesso continua. Eccola qua. Ah, ma poi c'è anche questo, scusate. Ta-ta-ta-ta-ta-tam. Vediamo di alzarlo. Un pinocchietto. E poi cosa abbiamo? Ah, sì, la nuova arrivata. Là sotto, vediamo se si riesce a fare da fuori. Vediamo i getti che c'ho qua. Indovinate che cos'è questa? Chi lo indovina? È una bella promenea piena di getti. Oh, questo è il mio piccolo orchidario. Ecco qua. Adesso è asciutto, bagnato stamattina. Ah, poi c'è un getto strano qua, lunghissimo. Guardate quanto è lungo. Ah, fiori in arrivo. Questo getto, guardate qui, parte da qui, segue, va giù qua, è di questa pianta qui. Adesso il cartellino è infossato, vediamo, poi vi dirò il nome.